Eccoci, buonasera, benvenuti a tutti. Eccoci alla nuova puntata dei nostri Aperi Viaggi. Ciao Elisabetta. Ciao Gianni, ciao a tutti, buonasera. Tutto Come stai? Tutto bene? bene, grazie, tutto a posto. Ti vedo in compagnia di qualche, come dire, pachiderma dietro di te, in Hai un bel visto? lodge. Sì, siamo in zona Africa Australe, di conseguenza era quasi d'obbligo. Perfetto, io invece mi sono portato avanti con i pinguini. Molti di voi l'avranno già capito, anche perché vi siete iscritti, quindi sapete il tema di questa sera. Questa sera andiamo in Sudafrica. È una destinazione molto grande e importante che abbiamo diviso, voluto dividere in due parti, proprio perché, come dire, c'è parecchio da dire, non tediarvi con una puntata un po' lunga, un po' fiume. Io vi ringrazio, vedo che molte persone sono già arrivate, come sempre siete tantissimi, i nostri appuntamenti stanno andando sempre molto bene. Non voglio rubare altro spazio a te, Elisabetta. Ricordo solo a tutti, perché poi ce lo chiedete sempre, che le puntate vengono registrate. Quindi da domani, diciamo in tarda mattinata, accedendo al sito Pianeta Gaia, nella sezione Aperi Viaggi, basta che andate nell'archivio e lì avete tutti gli Aperi Viaggi in ordine di pubblicazione. Quindi l'ultimo, quello di questa sera, lo vedete al primo posto. Esiste anche una tendina dove voi potete filtrare per nazione e quindi velocemente trovare la nazione che vi interessa, perché ormai gli Aperi Viaggi mi pare che siano 160-170, quindi comincia a essere un numero considerevole di destinazioni e di serate dedicate ai viaggi. E per quanto riguarda invece i viaggi in Sudafrica, noi abbiamo qui l'esperta, perché Elisabetta, come sapete, è l'esperta di tutta la parte, di una buona parte dell'Africa australe, quindi Namibia, dove ha vissuto parecchio tempo, Sudafrica, per il quale sei in partenza fra pochissimo, vero? Tra pochi giorni. Fra pochi giorni vai giù a vedere un bel po' di struttura, a fare qualche fiera, quindi a prendere nuove informazioni. E sul nostro sito ovviamente trovate molti itinerari, sia di gruppo, abbiamo degli itinerari che sono anche delle chicche, perché abbiamo degli itinerari con un accompagnatore in lingua italiana, piccoli gruppi che vi porta addirittura al Kruger in una struttura, se ricordo bene, che è gestita proprio da italiani. E quindi il problema che noi spesso abbiamo di avere delle persone che non parlano inglese viene bypassato completamente anche senza accompagnatore dall'Italia. Mi taccio, non dico più niente e ti lascio la parola. Vai con la condivisione dello schermo e iniziamo la serata. Benissimo. Mentre tu accedi, ricordo a tutti che se volete fare delle domande avete la possibilità di farle direttamente, io farò da moderatore e, come dire, le riporterò a Elisabetta che inizia la presentazione. Vedi che inizi con i pinguini anche te. Vai. Hai visto? Anche i pinguini sono una delle mie passioni, i pinguini, gli elefanti, quindi insomma, iniziamo bene. Benissimo, allora, in questo viaggio virtuale andremo a percorrere la zona più occidentale del Sudafrica. Ok, Ok. siamo nella parte australe del mondo e Sudafrica è uno dei 54 stati del continente africano. È proprio la punta dell'Africa e ha un'estensione grande quanto 4 volte l'Italia. Ecco qua, una cartina giusto per localizzare meglio, la nazione. Vediamo che siamo appunto nella punta estrema dell'Africa e qui abbiamo all'interno, innanzitutto, vediamo che ci sono due stati enclave, due stati indipendenti che sono il Lesotho e lo Swaziland, detto anche Swatini. Abbiamo come confini, abbiamo nella parte occidentale l'Oceano Atlantico, la Namibia nella parte del nord-ovest, il Botswana a nord, per un tratto a nord abbiamo anche un pezzo di Zimbabwe, dopodiché nella zona orientale abbiamo il Mozambico e poi un po' più a sud l'Oceano Indiano. Ok, molto chiaro. Bene. Giusto così per chiarire, ci sono tre capitali. Abbiamo la capitale legislativa che è Cape Town, Pretoria la capitale amministrativa e poi c'è la capitale giuridica, meno conosciuta, Bloemfontein. Okay? Giusto così perché solitamente si pensa sempre a Cape Town, a Johannesburg, ma in realtà la capitale amministrativa è Pretoria.
Quindi Cape Town è solo la città più famosa, probabilmente anche la più bella città del Sudafrica, ma non ha nulla di istituzionale. Assolutamente, esatto. Come si vede da questa cartina, le province sono 9 e sono molto estese. In questo viaggio andremo a parlare della parte, perché prendo solo il puntatore che può servire. Ok, andremo a parlare di Northern Cape e di Western Cape. Western Cape non lo tratteremo tutto, in particolare andremo a parlare di alcune zone che vediamo fra un attimo. Premetto solo una cosa che, come dire, Sì. penso che sia utile chiarire, è un territorio veramente enorme, il Sudafrica, e quindi forse il viaggio in Sudafrica, la cosa più particolare che può è che è veramente un viaggio che ha un bellissimo ritmo, no? Cioè è un territorio, una nazione all'interno del quale puoi trovare quasi un continente, cioè hai tutti i microclimi del mondo, arrivi dalla zona desertica, dico quasi a trovare la neve, puoi passare in un'ora di volo dai pinguini al leone e agli elefanti, cioè è veramente un viaggio con un grande ritmo, cioè dove veramente ogni giorno puoi vedere cose diverse, giusto? Passi anche dalle montagne che poi... Esatto, perché abbiamo altitudini e latitudini molto diverse, quindi anche climaticamente andremo a vedere tra poco che ci sono realtà molto diverse, però in linea di massima è comunque una destinazione che si presta a essere visitata tutto l'anno. Ok. Inizierei con qualche informazione pratica. Allora, per quanto riguarda noi, per quanto riguarda gli italiani, è sufficiente il passaporto che deve avere una validità fino a 30 giorni oltre la data di rientro. Non sono richieste profilassi antimalariche, ovviamente è segnalato che il parco Kruger, insomma, ovunque segnalato che non è zona malaria free, ma dobbiamo anche dire che il rischio malaria è veramente molto molto basso e limitato nell'arco della stagione, diciamo, nell'arco Ok. dell'anno. Andiamo avanti. Viaggiare con i minori. Ho pensato di mettere questa slide giusto per evidenziare che, contrariamente a quanto si pensa, è ancora necessario l'estratto di nascita multilingue per i minorenni. Ci sono nuove disposizioni per cui teoricamente non serve più, ma nella pratica serve perché le compagnie aeree ancora lo richiedono. Questo è un dettaglio, ma può essere anche utile, insomma. Dettaglio importante, ma insomma noi siamo qui per darvi supporto per cercare questo. Vai. Esatto. Valuta e pagamenti. La valuta locale è il rand. Il rand si può reperire in loco, quindi non è il caso di andare in banca, anche se oggi come oggi si può trovare anche qua, però è senz'altro più conveniente cambiare direttamente in loco. All'arrivo in aeroporto cambiamo i nostri euro in rand. Carta di credito accettata ovunque, come anche il bancomat. Eccoci qua con il tema clima. Quando andare in Sudafrica? Ho ben evidenziato che appunto il paese gode di un clima eccellente ed è una destinazione che si può visitare tutto l'anno. Premettendo che la destinazione è nell'Africa australe, quindi le stagioni sono invertite rispetto alle nostre, perché siamo appunto nella parte australe del mondo, il clima non riporta temperature eccessive, quindi né le minime durante l'inverno né le massime durante l'estate, né le piogge possono essere così frequenti, quindi è veramente visitabile tutto l'anno. È un paese esteso, come abbiamo detto, e ha diverse caratteristiche climatiche che variano da zona a zona. Ti Qui abbiamo. faccio una piccola precisazione, ovviamente va bene tutto l'anno, tenendo presente che il periodo invernale, che è quello di giugno, luglio, agosto, è perfetto ovviamente per fare la parte dei safari, la parte della montagna nord, e bisogna mettere in conto che il tempo è un po' più fresco e magari un po' più a rischio pioggia nella zona sud, no? Nella zona di Cape Town o lungo la Garden Route. Si può fare benissimo, moltissime persone vanno in luglio e agosto perché è il periodo delle vacanze nostre, però comunque da tenere presente questo. Per contro, quando si va in alta stagione, dimmi se sbaglio, quindi da novembre a febbraio, marzo, è importante prenotare, direi sempre, ma a maggior ragione ancora in quel periodo, con larghissimo anticipo perché è una destinazione veramente molto gettonata e quindi trovare posto non è così facile, giusto? Assolutamente, direi che sempre di più. Negli ultimi 2 anni ha avuto una crescita incredibile,
una destinazione molto gettonata, quindi davvero non bisogna proprio ridursi a prenotare 2 o 3 mesi prima della partenza, ma possibilmente anticipare. Vai. Ok. E qui è ancora una nota sulle due stagionalità, ok? Quindi ognuna di queste stagioni ha i suoi punti forti. Quello che in particolare voglio segnalare è ancora una cosa che può fare la differenza sulla scelta del periodo, è quella che segue. Sì. Aspetta. Se vogliamo, diciamo anche per. Visto che è una domanda che mi viene fatta spesso, ho voluto anche precisare qual è il miglior periodo per avvistare le balene, perché sulla costa meridionale del Western Cape è possibile vedere gruppi di balene, tra l'altro a pochissima distanza dalla riva, quindi con salti, spruzzi altissimi e questi movimenti di code, di pinne, si possono proprio godere proprio dalla costa. Poi ovviamente è proposta l'escursione in crociera. Però questa è una particolarità proprio del Sudafrica. Il periodo migliore per avvistare le balene va da giugno a novembre, sapendo che il momento ideale è però da luglio a ottobre. Okay? Quindi all'inizio, quindi parlando di giugno, già se ne vedono, ma se riusciamo ad andare a luglio, meglio ancora. Luglio, agosto, settembre, ottobre sono i mesi ideali. Diciamo che ci fa capire che ogni periodo ha il suo perché, nel senso che se vai nel loro inverno puoi vedere le balene, se vai nella loro estate magari non vedi le balene, però puoi goderti di più la Garden Route e quindi tutta la zona costiera che con i fiori e con l'estate ovviamente è viva, diciamo così, no? Mentre in inverno. Assolutamente, assolutamente, è una zona molto vivace e sì, con questo volevo appunto evidenziare che non si va in Sudafrica soltanto per vedere i Big Five, ma c'è anche tanto altro. A partire da questo che è comunque un fenomeno non da poco, l'avvistamento di queste balene, e sono proprio tante, vederle da terra, e devo dire che insomma, è davvero emozionante. 2 note sull'abbigliamento per ben ricordare che durante l'inverno australe, quindi durante la nostra estate, bisogna portarsi dei capi pesanti perché a tutti gli effetti è inverno. Quindi insomma anche nelle strutture. Non c'è l'abitudine, insomma, di riscaldarle molto, per cui per la sera ci vuole un capo pesante, e anche per la mattina. Tant'è che l'ideale rimane sempre la teoria del vestirsi a strati, a cipolla, perché le giornate possono anche essere molto calde, però l'escursione termica durante la notte c'è. Ok. Poi, soprattutto anche quando si fanno i safari si fanno tante volte partendo la mattina presto, e per cui è tutto un togli e metti, diciamo, di giacche, paille, e poi si arriva anche alle maniche corte nell'arco della stessa giornata. Quale tipo di tour è adatto a voi? Giusto per far presente che noi abbiamo delle proposte di tour di gruppo, ne abbiamo tutto l'anno, ogni mese, più partenze al mese. Come dicevi tu Gianni poco fa, abbiamo partenze proprio per chi cerca anche proprio la realtà del piccolo gruppo, cosa che Pianeta Gaia ama molto. Noi abbiamo solo piccoli gruppi e qui in particolare addirittura abbiamo partenze per massimo 8 partecipanti e poi altre date invece con un massimo di 16. In ogni caso, si tratta comunque sempre di piccoli gruppi, quindi gruppi molto molto ben seguiti, molto curati. E dove non ci si deve preoccupare ovviamente di nulla. Mi chiedono se questi gruppi hanno la guida in italiano oppure in inglese. Hanno la guida in italiano. Ah, io ho segnalato qua nella slide, ho specificato anche parlante inglese perché tante volte c'è chi vuole anche proprio il tour con guida parlante inglese. Eventualmente c'è anche quello, però di base nel nostro sito proponiamo le partenze parlanti italiano. Perfetto. Quindi tour di gruppo con una certa frequenza, devo dire. Ovviamente ribadisco il fatto che partendo con 8 persone o 16 persone, questi gruppi si riempiono velocemente. Anche qua bisogna sempre tenersi un po' in anticipo, pensando ad un'eventuale prenotazione. Bisogna arrivare con largo anticipo. Tour su Certo. misura, ovviamente, possiamo fare tour su misura. A seconda delle vostre necessità, delle vostre richieste, noi creiamo proprio il viaggio, appunto, confrontandoci prima, come sempre, con una telefonata.
un incontro, con una videochiamata, e andiamo veramente a cucire il viaggio in base a quello che avete piacere di scoprire, perché il paese è davvero molto grande, quindi andiamo a crearlo. Aggiungerei una cosa molto importante, secondo me, è che il Sudafrica è uno dei pochi paesi africani dove si può fare una vacanza fly and dry, cioè quindi arrivare col volo e affittare l'auto, perché è un paese, escluso Johannesburg, una città che ha storia a sé, che è pericolosa e quant'altro, dove invece si può girare con l'auto in maniera autonoma, senza dei grossi problemi, e quindi è ideale sia per chi vuole, non vuole essere imbrigliato magari in un gruppo anche se piccolo, viene venduto molto spesso per i viaggi di nozze, perché i ragazzi, insomma, per la luna di miele vogliono un viaggio indipendente, e poi è ideale anche perché è un perfetto trampolino di lancio per abbinarci il mare delle Seychelles e delle Mauritius, che sono proprio lì vicino e sono molto ben collegate da Johannesburg, no? Quindi ha questo vantaggio che in altre parti dell'Africa è meno presente, no? Perché hai più difficoltà e forse è meglio poter viaggiare con una guida. Infatti, fra poco ci sarà una slide dedicata a questo. Ah, scusa, ti ho anticipato, non No, volevo. assolutamente, mi hai introdotto l'argomento. Ecco, Sudafrica in autonomia, quindi con la formula self-drive, assolutamente è una destinazione che ben si presta a questo tipo di viaggio. E effettivamente, come dicevi tu, abbiamo questa soluzione che è sempre molto richiesta, soprattutto dalle coppie più giovani, gruppi di amici, e che hanno appunto voglia e piacere anche di muoversi autonomamente. Occorre la patente internazionale. Questo ci tengo anche a evidenziarlo, perché su molti siti non è ben segnalato. Alcuni addirittura dicono che non serve, in realtà occorre. Perché è importante? Perché il noleggiatore magari accetta anche la nostra patente senza avere l'altra, però se ci fosse mai un problema, un incidente o comunque una necessità di un documento ufficiale, ci vuole proprio quella in lingua inglese. Quindi si guida dalla parte opposta, ovviamente, come in Inghilterra, e la rete stradale è ottima, molto molto ben segnalata, se posso dire molto meglio rispetto all'Italia. Le segnalazioni sono davvero fatte bene, e per cui non ci sono problemi di sorta. Dopo Ok. un viaggio, che sia un self drive, che sia un tour guidato, ovviamente si possono aggiungere delle estensioni, come dicevi tu. Abbiamo dei collegamenti ottimi da Johannesburg verso destinazioni mare come Mauritius, Seychelles, anche il Mozambico, addirittura le Maldive, per chi ha piacere di riposarsi a fine viaggio. E chi invece ha ancora voglia di animali può anche pensare a una estensione nel vicino Zimbabwe. Zimbabwe vuol dire altri parchi, ovviamente, ma soprattutto vuol dire Cascate Vittoria, sapendo che Cascate Vittoria, intorno alle cascate abbiamo dei bellissimi parchi, e fra questi c'è il Parco Chobe, che si trova in Botswana, ma che effettivamente è a 70 km dalle cascate. Per cui anche questa è un'estensione che facciamo spesso, quindi Cascate Vittoria più Parco Chobe, a seconda delle vostre, insomma, necessità. Qui ho proposto una mappa dei parchi nazionali per far capire che in Sudafrica non c'è solo il parco Kruger, ma c'è veramente tanto altro. Adesso in questo viaggio andremo a parlare di questa zona, ok? Dal parco del Galagadi, Transfrontal Deer Park, e si scende. Si va a toccare quest'altro parco delle Ograbis, si scende ancora nella zona di Springbok. Scusa, Gianni? No. Gianni, hai detto qualcosa? Ah, No, ti avevo perso per un attimo, prosegui pure. ok. Quindi dicevamo, da questa zona nord si scende e si tocca un altro parco, quello delle Ograbis, il parco vicino Springbok. Dopodiché andiamo a Cederberg. E dal Cederberg scendiamo e arriviamo nella zona di Cape Town, ok? Però già Ok. colpo d'occhio vediamo tutte queste zone verdi, questi sono tanti tanti parchi nazionali. E sono esattamente, i parchi sono 17, parlando di parchi nazionali, ma a questi dobbiamo aggiungere un'infinità di riserve private. Quindi volevo a questo punto fare un attimo
una distinzione tra il safari nei parchi nazionali e il safari nelle riserve private. Okay? I parchi nazionali sono gestiti a livello governativo e consentito l'ingresso al parco in giornata, cosa che vedremo invece non è consentita nella riserva privata. Si possono prenotare delle strutture all'interno dei parchi, solitamente sono delle strutture piuttosto basiche, diciamo essenziali, soprattutto pensando anche al Parco Kruger, di cui parleremo comunque nel prossimo webinar e non oggi. Quindi abbiamo strutture semplici che però appunto sono dentro i confini del parco. Il safari si può effettuare con la propria auto a noleggio oppure acquistando il pacchetto con il ranger che ci viene ad accompagnare. Certo. Questa è un'altra cosa che non si può fare in riserva privata, per cui chi ha piacere della massima autonomia anche nel parco, ovviamente possiamo organizzare il tutto all'interno del Parco Nazionale. Sì, Dopodiché. mi permetto di intervenire però spiegando ancora alle persone che noi su 100 viaggi, 99 li vendiamo nelle riserve private. E qui adesso tu stai spiegando, ci spiegherai il perché ci sono tanti motivi a favore. Esattamente, esattamente. Ho voluto solo precisarlo perché c'è sempre molta confusione tra parco e riserva. Quindi fondamentalmente le differenze sono un po' queste. Adesso andiamo a vedere cosa vuol dire safari nelle riserve private. Intanto le riserve private sono dei territori immensi di proprietà privata, quindi sono degli spazi molto estesi, spesse volte recintati ovviamente, e poi fanno eccezione alcune riserve, per esempio tutte quelle che sono intorno al parco Kruger non hanno alcun tipo di recinzione. Gli animali possono liberamente entrare e uscire da queste riserve. Per esempio questo è il caso del Sabi Sabi, di Timbavati, quindi tutte quelle zone che vedremo la prossima volta, durante il prossimo webinar, saranno proprio queste, le riserve private intorno al Kruger. Però appunto le riserve sono tante in Sudafrica e solitamente le riserve ospitano dei lodge molto esclusivi con tutti i comfort, spesso veramente ubicati anche nei posti più strategici per gli avvistamenti degli animali. Tante volte poi c'è tutta quella parte, anche quell'atmosfera che si crea la sera con la cena intorno al fuoco, piuttosto che nella veranda panoramica con le antilopi che si vedono, diciamo, dalla finestra, per cui c'è veramente un ambiente molto, molto confortevole e all'interno di questi lodge possiamo poi andare a scegliere le fasce più o meno alte di strutture, però in linea di massima stiamo parlando di strutture alberghiere molto belle. Sì, aggiungo ancora una cosa io, se me lo permetti. Le Certo. riserve private hanno un grande vantaggio per noi, e cioè, ovviamente, essendo guidati da persone che vivono all'interno, che guidano le jeep, che sono, come dire, si parlano tra di loro come si dice, con i walkie-talkie e quant'altro, nelle riserve private hai sicuramente una probabilità di vedere gli animali in grande numero, soprattutto in maggior numero, cioè non c'è paragone tra il numero di animali che si avvistano nelle riserve private che nel parco Kruger. Il parco Kruger è proprio ideale, quindi all'interno del parco, per il sudafricano che ama viaggiare da solo, che si vuole muovere in autonomia. Noi siamo meno abituati, è un po' come quelli che vanno a funghi e non hanno mai, se non sono mai andati. I porcini lo peschi ma non lo vedi, e quindi l'animale leone non lo vedi perché non te ne accorgi, non hai l'occhio, mentre nelle riserve private puoi. Grande altra differenza è che nelle riserve private, sempre nel rispetto come si dice, degli ecosistemi, però con le jeep i ranger possono andare fuori dalle strade principali perché sanno come comportarsi e sanno, quindi possono raggiungere, avvicinarsi molto agli animali. Nel Kruger invece esistono, per motivi di sicurezza, delle norme molto rigide, per cui tu sei sulla strada e se il leone ce l'hai a 10 metri, bene, se ce l'hai a 50 metri, bene, ugualmente, tu non puoi uscire e avvicinarti, cosa che invece questi ranger, perché è il loro lavoro, sono capaci a farlo. Quindi decisamente le riserve sono la soluzione. Costano di più, ma ti permettono in due notti, 3 giorni di safari, di vedere veramente tanto. Scusa, ma ci tenevo molto a questa Bene. spiegazione perché è importante. Assolutamente, hai fatto bene a dirlo. Io ho segnalato appunto
Che il safari in riserva privata avviene con queste Jeep 4x4 scoperte, guidate dal ranger, al massimo ci sono 9 persone, quindi comunque si viaggia nel comfort e sono possibili gli avvistamenti, insomma, Ok. con queste auto. Dopodiché, infatti, il safari qua si fa anche andando proprio fuori pista per avvicinare gli animali, come dicevi tu, per cui Vai pure. sono le valutazioni da fare. Non solo Big Five. In questo viaggio che faremo, abbiamo possibilità, abbiamo modo di incontrare dei parchi, ma non sono tutti uguali perché comunque ogni parco, ogni riserva ha le proprie peculiarità zoologiche, per cui a seconda di quello che vogliamo andare a vedere, possiamo scegliere un parco piuttosto che un altro, eh? Oltre a ciò, abbiamo dei parchi dove è possibile fare il walking safari, quindi la camminata a piedi, il safari notturno, oppure sessioni specifiche di bird watching o comunque anche attività con i bambini. Adesso questo lo vedremo tra poco. Senti, c'è la Roberta, una signora Roberta che ci chiede se è possibile poi avere un'estensione per la Namibia, magari ce lo dirai poi successivamente. E poi c'è Cesare che ci chiede se possiamo arrivare anche a descrivere una parte del viaggio, quindi a parlare del viaggio, ma penso che ci siamo ormai. Assolutamente, assolutamente. Ho voluto solo introdurre un pochettino il tema e capire che cos'è un parco, che cos'è una riserva. Perfetto. Ho ancora qui una piccola slide dove si spiega esattamente che cos'è una collina, una zona arida, una zona umida o il veld. Sono tutte condizioni di vegetazione e di terreno diverse fra loro, per cui in un parco magari vediamo più leopardi, in un altro parco vediamo più antilopi, vediamo ad esempio nelle zone umide possiamo vedere ippopotami, coccodrilli, cioè tutto questo per far capire la ricchezza e la varietà di parchi. Perciò Perfetto. nel nostro creare il viaggio su misura andiamo anche a valutare tutto questo prima di dire andiamo in questo parco piuttosto che un altro. Incontri sicuri per i più piccoli, anche qui ricordarvi che per il Sudafrica anche le famiglie con i bambini sono ben accolte in questi parchi e in tal caso normalmente andiamo a scegliere le regioni climatiche più idonee, cioè quelle malaria free, per evitare ogni sorta di rischio. Ok. Ok? Allora, il viaggio parte da qua, abbiamo detto, dalla zona nord, siamo proprio a ridosso del confine con la Namibia, lo fiancheggiamo praticamente, per poi arrivare nella zona di Upington, scendiamo, contorniamo ancora il confine con la Namibia e poi scendiamo fino ad arrivare a Cado in Capo. Ok. Qui siamo. Scusa, ti interrompo perché c'è Lisa che ci chiede cosa ne pensi del MIWAT, del MIWATI, scusami, leggo male. Cos'è? Della regione, aspetta, perché io leggo male, del MIWATI. Cioè, l'hai scritto bene, non lo conosco, non so se è un parco o che cosa. Magari Lisa ci sente e ci specifica. Ok. Qui partiamo con questo parco, che dicevamo, è un parco transfrontaliero. Vedete, questa è la Namibia, questo è il Botswana e qui siamo in Sudafrica, ok? Questo è un parco che è nato nel 2000 dall'unione di due parchi, il Gamsbok Park e il Botswana Gamsbok Park, quindi due parchi che si sono uniti ed è il primo parco transfrontaliero del Sudafrica. Si estende su una superficie infinita, quasi il doppio di estensione del parco Kruger, quindi capite le dimensioni sono enormi, attraversa la provincia del Northern Cape ed entra proprio in Botswana. E qua abbiamo un tipo di vegetazione e degli animali che ovviamente non troveremo nelle altre zone, proprio per le sue caratteristiche morfologiche e climatiche. Ok? Importante perché giusto perché poi vedremo altre realtà. Qui ci sono delle dune rosse del deserto che pian piano diventano poi l'arido bush, ok? Quindi dopo vedremo le foto, apparentemente sono zone desertiche, quindi prive di vita. In realtà qui abbiamo il leone della criniera scura che è diventato il simbolo stesso di questo parco. Ok? Questo è l'ambiente che troviamo quando andiamo ad avvicinare l'ingresso al parco. Che belle foto. Qua i colori sono strepitosi. Mamma mia.
E poi ovviamente ho messo foto di qualche animale perché, vedi per esempio qui abbiamo degli gnu che attraversano la pista, cioè queste sono scene di vita molto, come dire, avvistamenti che si fanno, non dico con tutta semplicità, nel senso che bisogna avere un po' di pazienza, bisogna dedicare del tempo. Questo è un parco molto remoto, gli animali sono anche un pochettino più schivi. Ma dedicando il giusto tempo vuol dire almeno farci due pernottamenti, i felini si vedono e anche in quantità, devo dire. E non solo i felini, non solo i felini. Bellissimo questo parco. Tra l'altro adesso Lisa ci ha scritto, mi dice che questo parco di cui parlava prima è il Milwaukee Concession, concessione Milwaukee, che è nel Kruger National Park. Ma ce ne sono tante, sinceramente io questa non posso Non la dire conosci nulla, direttamente? Va no, non la bene. conosco direttamente. Ti abbiamo colto in fallo almeno una volta. Meno una Vai. volta. Che Mi posto preparo per la magnifico. prossima volta che sarà dedicata a quella zona, vedrò di prepararmi su questo parco. Benissimo, vai. Ok, quindi qui abbiamo, vedete, questo è il tipo di struttura, quindi quando si sceglie questa destinazione, questo parco, non andiamo a prediligere la sistemazione alberghiera, perché non deve essere particolarmente, cioè non dobbiamo focalizzare il tutto sulla struttura alberghiera che ci ospiterà, perché qui sono molto basiche. Non, qui si va veramente per scoprire la realtà più remota di un parco africano. Quindi Perfetto. vedete che abbiamo felini, scene di caccia, però siamo lontani dalle zone battute dai turisti. Questo è Ok. importante dirlo. Perché se noi pensiamo al Kruger, diamo per scontato che vedremo una quantità infinita di tutti gli animali. Qui no, qui ci andiamo perché abbiamo senz'altro già visto qualche altro animale in qualche altro parco in giro per il mondo, oppure ci interessa una realtà non troppo, come dire, non troppo a portata di mano, ecco. Sì, certo, turistica, meno turistica, più vera, forse così. Tra l'altro ci sono rapaci, è proprio conosciuto anche per questo, anche per esempio il serpentario, ho detto anche uccello segretario, è proprio endemico di queste zone, quindi non è che lo troviamo in tutto il Sudafrica, ma solo da queste parti. Poi. Ok? Proseguiamo, usciamo dal parco del Galagadi, scendiamo verso sud. E arriviamo in questa zona, la zona delle Ogrebis Fall National Park. Quindi qui è un altro parco dove ci sono delle cascate molto molto alte e adesso vi faccio vedere. Tutte zone queste dove è possibile fare una vacanza anche molto attiva, si possono noleggiare in mountain bike, si può fare il trekking a piedi, ovviamente accompagnati dalle guide. Questa è la sesta cascata più alta del mondo. I sudafricani ci tengono sempre ad dare una classifica, quindi e questo è praticamente l'Orange River ed è il fiume che segna il confine tra Sudafrica e Namibia, praticamente, che crea questa cascata molto alta, che ha una cascata appunto di circa 200 metri. Sì, poi qui stiamo visitando una parte del Sudafrica che probabilmente ben pochi vedono, quindi stiamo vedendo come in Sudafrica si possono fare itinerari completamente diversi. Legandomi alla signora di prima che diceva è possibile fare l'estensione in Namibia, assolutamente sì, dipende solo da quanti giorni uno ha, e per andare in Namibia questo potrebbe essere benissimo un itinerario percorso al contrario, magari o dalla Namibia anche da, oppure da Cape Town per salire, no? Esatto, per esempio c'è chi in Namibia magari ha fatto la parte centrale, la parte classica, non ha visto il sud, non ha visto questa zona, la zona del Fish River Canyon. Per chi ha voglia di guidare la macchina a noleggio, si può fare tranquillamente un viaggio dalla capitale della Namibia, quindi da Windhoek fino a Cape Town, anche perché poi la frontiera qua si passa veramente così in velocità, per cui non comporta alcun problema. Ed è assolutamente un bellissimo viaggio da fare quando, in particolare, durante il periodo della fioritura di cui parleremo adesso. Vedete che qua siamo scesi, prima eravamo in questa zona, stiamo scendendo e siamo qua nella regione di Springbok e questo è il parco
di cui parliamo adesso, il parco del Namaqua, dove c'è una fioritura pazzesca che si scatena proprio poco dopo la stagione delle piogge. Allora adesso dovrete aver pazienza, Gianni, ma ci sarà una sequenza di foto di fiori. Ci sono tantissimi fiori che tappezzano le colline e soprattutto il deserto, perché questa è una zona molto desertica. E a partire dai primi di agosto fino alla metà di settembre, questi fiori selvatici dai colori accesi sbocciano accanto a margherite, gigli, insomma, Facci vedere, ci tieni sulle adesso spine, facci direi vedere le foto. certo. Qua, vabbè, insomma, questo per dare un'idea di quello che è la fioritura, anche se le foto non rendono abbastanza, devo dire. Questo è il famoso deserto fiorito del Sudafrica, che molti viaggiatori lo richiedono, magari sono già stati in Sudafrica o magari no, ma è un luogo veramente molto noto, no? Assolutamente. Qua il viaggio si deve fare per forza nella seconda metà di agosto o comunque entro il mese di settembre, non oltre, nel senso che questo è il periodo della fioritura. C'è Roberta che ci chiede se uno va per la prima volta, consigliate questa zona del Sudafrica? Faccio una premessa io, dipende da quanti giorni uno ha. Se uno ha qualche giorno in più dei classici 8-9 giorni da passare in Sudafrica per poi andare magari a fare il soggiorno mare, assolutamente sì, se questo è il periodo giusto, perché questo è un luogo che io non ho visto, ma che tu mi confermi essere straordinario, come molte persone mi hanno detto. È molto molto bello perché questa esplosione della fioritura è qualcosa di incredibile, la cosa più come dire, complessa è Vai pure avanti. azzeccare il periodo. Quindi noi siamo in costante contatto ovviamente con le strutture di questa zona e allora lì si può capire quando partirà la fioritura, perché Certo. nell'arco di un mese e mezzo è tutto finito, quindi questa è un po' la Straordinario. così. Si ripetono un po' i paesaggi, però Tutta questa zona qui è una zona desertica, vero? Al di fuori di questa fioritura. assolutamente, questa è tutta zona desertica. La costa non è lontana, quindi comunque arriva anche umidità dalla costa, ma la fioritura vera e propria parte proprio, esplode con le piogge. Margherite ovunque, ai bordi delle strade, c'è cioè qualcosa che difficilmente può passare inosservato. Cioè, anche chi non è così amante dei fiori qua, devo dire che insomma, è Ok. male. Vabbè, ancora 2 Gianni, poi basta. Però Bene. Sì, perché abbiamo poi dobbiamo arrivare verso Cape Town. assolutamente, ma i tempi, dai, ci siamo, ci siamo. Guarda lo Springbok. E quello è un Oryx. Norris, Da scusa. quelle parti in questa zona desertica sopravvive, quindi sai, gli Springbok qua si incontrano anche facilmente. Adesso vado un pochino più veloce, però Allora Roberta ci dice che lei avrebbe il mese di luglio per viaggiare, allora in un viaggio al mese di luglio ovviamente non ti faremo fare Roberta questa parte perché è una parte meno interessante senza la fioritura, ma partendo da Cape Town si potrà fare un tour diverso. Vai pure. esatto, allora adesso scendiamo, eravamo da queste parti, stiamo scendendo per andare verso Cape Town, ok? Quindi stiamo percorrendo questa zona, la zona del massiccio del Cederberg. Questa è una zona ricca anche di riserve private dove si possono ammirare anche qua diversi tipi di mammiferi e le zebre di montagna, la zebra del Capo che è anche molto rara. Ci sono svariate specie di uccelli, quindi comunque una zona anche, come dire, molto interessante sia sotto l'aspetto paesaggistico che degli avvistamenti. Anche qua, ovviamente, si possono fare percorsi, quindi in attività, noleggiando la bici o andando con il ranger, facendo dei safari a piedi. Addirittura qua per gli appassionati di arte rupestre c'è senz'altro, ci sono cose molto interessanti. I disegni qua hanno sempre molto affascinato gli studiosi di tutto il mondo proprio perché hanno dei colori incredibili, ancora così vividi proprio oggi.
Ecco, la zebra di montagna che, come vi dicevo, è proprio una specie che si trova solo fra la Namibia e il Sudafrica. Da queste parti, oh, ci sono strutture che organizzano escursioni, strutture anche molto belle, questo lo dico anche per chi ha piacere magari di una vacanza nel massimo comfort, questo ovviamente si può fare. Sì, Sudafrica è una destinazione che, salvo rare zone, ti offre la possibilità veramente di a 360 gradi avere tutto, quindi delle strutture di lusso, lusso inteso lusso esperienziale, che anche delle strutture più semplici, più basiche. Quindi è un viaggio che va bene un po' per tutte le tasche. Faccio notare qua in questa riserva abbiamo un lodge che praticamente è ben integrato nella roccia. Vedete le camere? Mamma mia. Sì, no, questa è una struttura molto molto bella e lì ci passi tranquillamente 2 o 3 notti perché c'è veramente tanto tanto da vedere tutto intorno. Sembra di essere in Cappadocia, in Turchia. Ecco, esatto. Poi se hai voglia di farti un pernottamento sotto le stelle o comunque a ridosso della roccia, anche questo è possibile. Quindi non si può dire che questa zona, pur aspra e selvaggia, non sia romantica, come vedi. Ecco Certo. che con il fuoristrada della struttura qua si parte e si fanno delle giornate intere di escursioni in ambienti molto, molto molto selvaggi e particolari. Anche qua, nel periodo della fioritura, sbocciano fiori incredibili e i più originali, tipo questi, ecco. Ho inserito una foto, magari poco significativa, però questa è una zona molto ambita dai sudafricani. Qua ci sono delle spiagge bianche, sabbiose, delle casette piccole. Ci sono le barche di pescatori tutte colorate, quindi come dire, ricorda un pochettino i villaggi della Grecia, però purtroppo non ho un'immagine migliore di questa. Si chiama Paternoster ed è molto, molto caratteristico. Tanto per Ok, intenderci, stiamo. Paternoster è un nome che non ci dimenticheremo. No, infatti, lo penso anch'io. Siamo ormai vicinissimi a Cape Town e questa è la famosa regione dei vini. Quindi possiamo dire che per via delle latitudini in cui si colloca questo territorio, è proprio per questo che riusciamo qui ad avere una coltivazione della vite, ma è proprio un'eccezione. Perché? Perché siamo sul 30° grado di latitudine e qui e solo qui, né sopra né al di sotto è possibile riuscire ad avere coltivazione di vigneti. Quindi questa è una particolarità del Sudafrica che tra l'altro produce vino da più di 350 anni, quindi c'è proprio una tradizione non indifferente. Qui diciamo che siamo già nell'area di Cape Town, per essere chiari, praticamente i vigneti sono circa a 45 minuti, un'ora da Cape Town, quindi sono posti che si possono anche vedere direttamente con delle escursioni giornaliere o di mezza giornata da Cape Town. Esattamente, sì. Bellissimo. Che possiamo fare. Questi possono essere paesaggi che a volte ricordano anche alcune nostre zone, ed è però appunto la cosa interessante qua è anche veramente andare a visitare le cantine, degustare, quindi fare degustazioni, ce n'è per tutti i gusti. Altra particolarità è che la zona è ricca di sentieri ben segnalati, quindi si possono fare delle belle passeggiate o giri in bici di vario, insomma. Questa è la classica escursione che si fa da Cape Town. Assolutamente. Per chi veramente ama l'idea di fare più degustazioni, è ovvio che poi suggeriamo anche il pernottamento in zona, però è comunque fattibile assolutamente perché siamo a un'ora da Cape Town. Un elemento dell'architettura sudafricana che troviamo da queste parti è proprio il Cape Dutch Style, quindi questo stile che fu sviluppato dai coloni olandesi, malesi, francesi nel XVII, XVIII secolo e lo troviamo proprio qua nel Western Cape. Sì, è particolare perché tutte queste aziende vitivinicole, che però la cui costruzioni sono molto stile olandese, quindi è veramente un po' particolare per noi. Esattamente.
La signorina ci saluta, ecco qua. E via, adesso chiudiamo con questa zona perché abbiamo ormai fretta di raggiungere Cape Town e qua in realtà già ci siamo. Qua Cape Town è là in fondo, eccoci che siamo arrivati. Quindi Cape Town città e poi qua sotto c'è tutta la penisola del Capo che vi visitiamo assolutamente con un'escursione giornaliera. Quindi tutta questa zona è inclusa in tutti i nostri tour e ovviamente la suggeriamo da tutti i nostri self drive. Okay? Certo. Quanti giorni dedicare alla visita di Cape Town? Scritto semplicemente che 3 notti è il minimo. Sei d'accordo, Gianni? Perché insomma, una Sì. città come Cape Town, una delle città più belle al mondo, ha innanzitutto una scenografia naturale magnifica. Quindi voglio dire, c'è proprio la parte anche paesaggistica e poi c'è tutta la parte culturale. Per chi ha voglia di approfondire, ci sono veramente diversi musei molto interessanti e poi ci sono delle gite da fare. Una di queste, senz'altro, è la Table Mountain, dove intanto, per esempio, una gita alla Table Mountain già vuol dire che almeno in 3 ore le spendiamo per questo tipo di escursione. Questa è la famosa funivia che va sulla Table Mountain. Esatto, questa Table Mountain, chi ha poi voglia e piacere ovviamente può fare un sacco di bei giri anche proprio a piedi, tutto diciamo, sono sentieri molto ben segnalati, perché ci sono anche gli amanti del trekking che chiedono di salire magari in funivia e scendere a piedi, anche questo è possibile. Vedete che qua anche la vegetazione e la flora sono molto particolari e devo dire che ne vale veramente la pena ed è un'escursione da non mancare mai. Il giro alla Table Mountain si deve per forza fare. Ecco che questa è la famosa. Si capisce bene perché si chiama Table Mountain, no? Perché è proprio piatta, è come se l'avessero tagliata come il tavolo. Assolutamente. Da qua, da questa zona, ovviamente dobbiamo fare anche una visita a Robben Island che è stata utilizzata come carcere dalla compagnia olandese, quindi dall'epoca delle Indie orientali fino al 1996 ed è un'isola che è stata inserita anche nel patrimonio UNESCO. Qui sappiamo che anche Nelson Mandela purtroppo ci trascorse numerosi anni. Quindi anche questa è già un'escursione che ti porta via mezza giornata. Quindi comunque, voglio dire, quando parliamo di un minimo di 3 notti è perché effettivamente c'è proprio tanto e tanto da vedere. Certo. Sicuramente Robben Island è un'escursione che noi suggeriamo sempre. Dopodiché abbiamo zone, spiagge, baie, cale, calette, frequentate da surfisti, insomma, quando c'è il bel tempo, i locali vivono molto la spiaggia. Sì, Cape Town è circondata da una serie di baie con le barchette a vela perché, come dire, ormeggiate, i ciclisti che corrono, i cani, cioè è veramente un posto magnifico. Queste immagini rendono abbastanza bene l'idea, un posto dove, come Sì, dire, dove sì, capisci che c'è una vita gradevole, bella, ecco, assolutamente. quell'impressione molto chiara. È incredibile perché è tutto a 2 passi, il mare, la montagna, quindi diversi tipi di attività che chiaramente anche gli abitanti stessi di Cape Town, no? Sono molto sportivi, molto attivi e ce li ritroviamo anche per dire a fare jogging la mattina piuttosto che windsurf, surf, insomma. Long Beach, ok? Diaz Beach, qua L'acquario. questo è l'acquario. In realtà l'acquario è finito qua, non doveva essere qua. Andiamo avanti con la zona del capo. Alcune foto sono finite, altre un pelino meno. Qui siamo alla zona del capo, quindi sei sul sentiero che va al faro, giusto? Esatto. Poi c'è un passaggio qua alla zona, sempre parliamo di Cape Town e della zona dei giardini, i giardini di Kirstenbosch. Questa è una zona
incredibile, c'è una particolarissima flora e infatti questi giardini botanici sono conosciuti nel mondo. C'è una superficie intanto di 53.000, cioè di 53 chilometri quadrati di giardino all'interno della città. E poi c'è questa anche particolarità, vedi questa passerella che ti permette di vedere anche proprio tutta questa vegetazione dall'alto. Anche Tutto questo. questo giro nella giornata che fai nella penisola del Capo, quindi questo grande parco che c'è a sud di Cape Town, lo puoi fare in una giornata? Allora, questo il grande parco dipende dall'interesse di ognuno, perché qua all'interno del parco ci puoi stare tranquillamente 3 ore. Vedi, perché per ogni pianta, volendo, c'è una ricca storia. Quindi diciamo che un'escursione normale in 1 ora e mezza il giro del giardino botanico si fa. Però Certo. io quando ci sono stato, ho passato un pomeriggio intero, quindi non faccio teste. Qui siamo E nella qui zona. siamo arrivati a Cape Town. Esatto, siamo a Cape Town, questa è la zona del waterfront, è sicuramente il posto diciamo più sicuro di tutta la città ed è qui che vediamo proprio la vivacità del turismo in Cape Town. In questa zona ci sono, vabbè, a parte i centri commerciali, però comunque ci sono strade, stradine, artisti di strada, negozi, negozietti, ristoranti, musei, c'è l'acquario, è una zona dove veramente si passa tranquillamente una giornata a Allora, passeggiare. qui siamo al waterfront, che sarebbe la parte, è uno degli esempi di ricostruzione dei docks e quindi della parte di quello che era una volta il porto, no? Il porto commerciale, adesso è diventato un porto turistico, è uno dei primi esempi di riconversione di questi docks fatti al mondo, assomiglia un po' ai docks che avevi, che puoi trovare, che ne so, a San Francisco col Pier 39 o in altre parti del mondo. È veramente l'ombelico un po', no? Di Cape Certo. Town, dove si svolge la vita serale, dove ci sono molti locali, dove ci sono degli alberghi. Esatto. Ed è un posto veramente magnifico, c'è una grandissima, una bellissima atmosfera. C'è ovviamente la parte del porto commerciale, non più, cioè non, turistico, scusate, non commerciale, delle navi o degli yacht che sono veramente straordinari. Molto bello da vivere, tutta la parte del waterfront. Chiaramente parlando di strutture alberghiere, qua ce n'è per tutti i gusti. Ho voluto mettere proprio così, insomma, questa struttura, il Seal Hotel, è praticamente un hotel magico che domina il waterfront ed è circondato dalle meraviglie naturali della città. Questo si trova proprio sopra il Museo di Arte Contemporanea. Ok. Vedete, l'interno è davvero molto particolare, molto di tendenza, ovviamente è un livello alto, però noi ogni tanto mettiamo anche qualche chicca per chi ha piacere di magari fare un soggiorno un po', come dire, insolito e anche ovviamente nel lusso, ecco, questo è molto, molto di tendenza. Come dire, il degno termine di questo viaggio. Allora, abbiamo Mariana che ci chiede: potrei sapere quanto costa un caffè nel centro di Cape Town? Bella domanda. Nel centro di Cape Town, oserei dire che non è diverso da un caffè che troviamo qua. Non c'è differenza assolutamente. Esattamente il Immaginate che il caffè all'estero costa sempre più che in Italia perché ne beviamo meno. Considerate che, come si dice, mediamente il costo della vita in questo periodo in Sudafrica è inferiore al nostro, perché comunque il rand sudafricano in questi ultimi anni si è svalutato e quindi è un momento in cui andare in Sudafrica per noi europei è conveniente, no? Nel senso che abbiamo un buon rapporto qualità-prezzo. Assolutamente, ed è un cambio che sta, come dire, si sta mantenendo su questo livello, quindi assolutamente buono. E il caffè poi in realtà è da capire anche che tipo di caffè, perché da quelle parti va molto il caffè americano. Poi se vogliamo Certo. proprio cercare l'espresso, ovviamente quello ci costerà un pelino di più. Qui ho messo l'interno, cioè l'esterno di un'altra struttura per far vedere che ovviamente abbiamo tantissimi alberghi nella zona del waterfront, ma abbiamo anche delle strutture nella zona della Long Beach, quindi nella parte, come dire, anche un pochino più residenziale, che è molto bella. Questo
è il quartiere di Bokap, l'abbiamo messo perché comunque ci dà un bel tocco di colore, ed è il quartiere malese dove vive la comunità musulmana. È ovviamente uno dei più fotografati e instagrammati, ecco. Sì, perché è molto colorato, queste case Molto molto al. fresco, queste case dei tetti bassi, dei colori vivaci, alcune sono proprio momenti storici e si affacciano su queste viuzze molto, molto strette, alcune sono acciottolate, insomma. Vai pure avanti. Sì, ho messo qua, ne ho messo tre foto. Ritorniamo, vabbè, questa è la Table Mountain da un'altra prospettiva. Abbiamo ancora un po' di... Scusate, questo me lo toglio. Ancora un po' di Ecco le spiagge. casette di Bokap. Così dai. Per i più, come dire, avventurosi, ricordo, perché qualcuno me l'ha chiesto, che a Cape Town o comunque lungo la costa si possono fare anche le immersioni con gli squali. Ti immergono, come dire, in una Assolutamente. bella gabbia di ferro e ti fanno scendere giù, e quindi tu hai la sensazione, provi la magia di essere circondato dagli squali che tornano. È una cosa un po' particolare, ma come dire, viene chiesta, eh? Quindi qualcuno questa esperienza la può fare. Siamo al capo. Siamo proprio al capo e poi stiamo per chiudere in bellezza. Qua siamo nella zona di Simonstown e qui abbiamo le passerelle che ci portano a Boulder's Beach, che è la spiaggia dei pinguini. Questo è il pinguino africano, eh? Questa è proprio una colonia che si trova proprio qua, che cammina costantemente sul bagnasciuga fa parte del parco nazionale della Table Mountain. Questa è tutta zona parco, è un grande parco. Tra l'altro, i pinguini si vedono sempre tutto l'anno perché sono degli animali stanziali, quindi qui non c'è un periodo come per le balene migliore o peggiore, perché loro sono sempre lì che ci aspettano. E la cosa Esatto. bella, vedete i pinguini e vedete il leone in uno stesso viaggio, vedete le montagne come scoprirete nel prossimo viaggio, vedrete, come dire, e vedete il deserto fiorito, no? Quindi ha un grandissimo ritmo. Ah, Assolutamente. direi. Chiudiamo proprio nel lusso più sfrenato con il Rover's Trail, quindi qua si può viaggiare a bordo di uno dei treni più lussuosi al mondo. Anzi, non è solo questo, ce n'è anche un altro che vedremo fra un attimo. Qua si fa proprio, si entra nella macchina del tempo. Questo treno che cosa collega? Cape Town Questo collega Cape Town a Pretoria, poi ci sono anche alcune varianti. e quindi normalmente può essere preso perché uno voglia. A volte, cioè, dipende, ma anche Victoria Falls si può raggiungere con il Rover's Trail. Poi ci sono dei viaggi annuali che escono proprio dal Sudafrica, e si può viaggiare anche arrivando in Namibia e arrivando in Tanzania. Questo Sì. Sì, invece è il Blue Train, e quindi siamo sempre che nella abbiamo fase. perso un attimino, per cui faccio io il riepilogo. Questo è un treno che collega Cape Town a Pretoria, e però può anche essere utilizzato per arrivare fino in Namibia, se ho capito bene, perché se hai sentito male la voce, può essere preso a pezzettini, nel senso che puoi farlo per una notte, per 2 notti, per 3 notti, ma possiamo anche costruire una buona parte del viaggio tramite il treno, giusto? Esatto. Vedi, questo è il Blue Train e l'altro è il Rover's Rail. Sono due treni lussuosi, storici, e siccome entrambi raggiungono Cape Town, li abbiamo inseriti in questo webinar per chiudere così, con questo tono. Un'ultima domanda, l'itinerario che hai descritto adesso, che ci hai fatto descrivere, che ci hai portato, quindi quello che parte dal parco al confine, anzi transfrontaliero, per arrivare a Cape Town, quanti giorni richiede per fare questo tour? Allora, senti, direi 12 giorni, 12 giorni. circa E 12 giorni. indicativamente, lasciando a parte le strutture di lusso, i treni, queste cose proprio particolari, se uno vuole immaginare un budget, che budget deve mettere in campo per fare questo tour? Senti, allora, immaginiamoci un noleggio auto, quindi. Sì, esatto. Io direi che si può valutare l'arrivo, quindi direttamente su nella zona più a nord, nella località che si chiama Upington,
Sì. Così si arriva in aereo e da lì parte il noleggio auto, okay? Quindi calcolando, quindi si raggiunge il nord in volo, poi da lì calcoliamo più o meno 12 giorni di viaggio, eh? 12, 14, dipende sempre molto da quanto tempo si vuole dedicare al parco. Il parco, come ti dicevo, bisogna starci almeno 2 notti, ma si potrebbe anche stare 4 notti perché è molto molto esteso. Per cui io suggerisco di fare, insomma, di non andare con il tempo contato perché sarebbe veramente un peccato. Per Dacci quanto l'idea del budget. potrebbe essere, oh, parliamo di 4.000 euro? Ok, da 3.500 a 4.000 euro grosso modo da 10.000. partire. Sì. Giusto un'idea molto indicativa, eh? Ok, io chiudo chiedendo, perlomeno precisando solo una cosa, c'eravamo una signora, non ricordo più il nome, che ci aveva chiesto se è possibile abbinare il Sudafrica alla Namibia, ovviamente sì. L'unica osservazione che io faccio dipende veramente dai tempi che uno ha, perché la Namibia, per vedere la Namibia, la parte principale della Namibia, quindi non le cose, non, cioè, per fare un tour in Namibia completo, diciamo così, sono necessari 14 giorni, 12, 13, 14 giorni, non di meno. Quindi è chiaro, se alla Namibia voglio abbinare solo la parte di Cape Town con l'estensione, i vigneti e alla zona della penisola del Capo, aggiungo altre 3 notti e sono a posto, ma se voglio vedere il Sudafrica, e questa sera ne abbiamo visto un pezzo, ma la prossima puntata che c'è fra circa 3 o 4 settimane ci farà vedere la seconda parte che è altrettanto magnifica, quella del Kruger che questa sera non abbiamo visto, quella dell'Mpumalanga e quant'altro, è chiaro che i giorni sono molti, cioè bisogna avere almeno 21-22 giorni di tempo, no? Assolutamente, è proprio solo questione di tempo E di budget, e di ovviamente. budget. Ok, questa è l'ultima immagine, ci hai lasciato con una bella immagine di Nelson Mandela. Esattamente, anche lui, insomma, ci ricorda quanto il Sudafrica sia stupendo. Molto bella questa frase. Sì. Bene, se c'è ancora, grazie per i complimenti, meraviglia, anche qualche info per uno stop a Cape Town se possibile. No, questo l'avevamo già visto. Allora, sì, ci chiede Roberta, invece organizzato con una guida senza auto. Allora, qui cambia un po' il discorso perché forse questa parte del Sudafrica è più difficile da fare con dei tour di gruppo, giusto? E quindi bisognerebbe Esatto. una guida privata? Esattamente, qua si tratta di creare proprio un tour ad hoc, quindi un tour privato. Ovviamente, insomma, andiamo a lievitare come costi. Certo, Sì, perché. è fattibile, però. Sì, perché come si dice, perché bisogna prendere ovviamente una guida autista che vi porti in giro e quindi se prima partivamo dai 3, 5, 4, qui immagino che bisogna immaginare un 5.000 euro perché bisogna dare da mangiare e pagare lo stipendio a questa persona, giusto? Esatto. Siamo su quelle cifre. Ok, ci chiede Marianna come si chiama il tour operator? Beh, il tour operator si chiama Pianeta Gaia, nel senso che qui, come dire, su queste destinazioni noi come dire, siamo organizzatori della destinazione, quindi come facciamo in Sudafrica, facciamo la Namibia, facciamo alcuni altri paesi sudafricani, quindi il tour operator si chiama Elisabetta per farla più semplice, nel senso che sarà lei che vi guiderà e ovviamente con i corrispondenti locali organizza direttamente il viaggio. Quindi abbiamo un passaggio diretto in meno. Se ci sono altre domande, noi siamo a disposizione, altrimenti Elisabetta, ci hai fatto questa prima puntata molto interessante perché ci hai fatto vedere una parte del Sudafrica nuova. Io personalmente ne conoscevo solo una piccola parte, quindi insomma, un po' diverso dal solito. Molto bene, grazie, grazie a voi. Grazie a tutti. E auguro a tutti, insomma, un buon aperitivo e una buona cena. Noi ci vediamo fra una quindicina di giorni. Grazie Ok. mille, un saluto a tutti. Ciao. Buona serata a tutti, ciao ciao.